Ciao ragazze, ciao ragazzi, stasera video dimostrazione trucco. Ho voluto creare un. C'è una mosca in camera. Ho voluto creare uno smokey sul verde con un bel punto luce sempre sul verde. Ho scurito un pochino l'angolo esterno con del nero. Ho lasciato le labbra abbastanza naturali ma con uno scintillio verde. Poi, se vi interessa, potete guardare il video e scoprire come ho dato questo scintillio verde alle labbra. Spero che seguiate il video. Vi mando un grosso bacio e buona visione. Ciao! Come prima cosa, ovviamente, vado a mettere una base e come sempre scusate, io uso quello della Clio 4Pupa. La sto quasi per finire. Poi devo andare alla ricerca di un altro un'altra base comunque economica che mi soddisfi, altrimenti io ritorno tranquillamente al mio correttore. Mi sono sempre trovata bene, anzi direi più che bene. Comunque la vado a mettere su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. E la lascio un attimo asciugare. Ne aggiungo un altro pochino qua all'attaccatura. Poi lascio l'occhio socchiuso così si asciuga senza creare pieghette strane e altre cose del genere. Poi sotto al sopracciglio, oddio l'occhio, vado a mettere una matita bianca opaca per fare un effetto lift al sopracciglio. La metto qua, giusto sotto al triangolino. Seguo la linea e poi vado a sfumare con il dito. Sempre con il mio applicatorino spugnettoso vado a prendere da questa palette della Cutis di qualche anno fa, qualche Natale fa, questo bel colore verde militare, verde scuro, opaco, e lo metto su tutta la palpebra mobile, salendo leggermente. Lascio libero solo l'angolino interno. Allora, inizio bene dall'attaccatura. Arrivata a questo punto, vabbè, ovviamente prendo un altro po' di colore, rintensifico la linea delle ciglia e inizio a salire oltre la mio, mi, oltre la mio osso, oltre il mio osso. In questo modo. Raggiunta l'altezza più o meno similare all'altro occhio. Questo tipo di applicatore dall'altro lato ha un piccolo pennellino da sfumatura e inizio a sfumare i contorni alti in questo modo. Ne aggiungo un altro po', prendo un ombretto nero, vabbè questo è glitterato, c'è un bel bucone, però è un nero, mi serve soltanto per intensificare la V finale, lo prendo con un pennellino, questo qua è quello della Essence, quindi da sfumatura piccolino, lo intingo, su di un fazzolettino vado a togliere l'eccesso. Ed inizio a scurire inizio a scurire la fine del mio occhio, quindi faccio piccoli puntini tutti vicini in modo da scurire e ovviamente vado a sfumare.
Aggiungo un altro po' di verde perché dall'altro lato era meno nero. Lo prendo stesso con il pennellino da sfumatura e ci ripasso sopra in modo da riuscire ad arrivare allo stesso tipo di verde. Quando avete raggiunto lo stesso risultato su entrambi gli occhi, andate, vado con un pennellino da sfumatura ampio, questo è della Kiko, a pulire i contorni e a sfumarli. Semplicemente con movimenti rotatori passo sulle linee esterne. Ok. Così addolcisco un attimo i tratti. Dalla stessa palettina della Cutis prendo l'illuminante, quindi questo beige chiaro, e vado sotto al sopracciglio, mi spingo anche in avanti e continuo a sfumare. Ne riprendo un altro po' e vado giusto sotto all'angolino. In questo modo. Ora, da questa palette della Deborah vado a prendere un verde brillante. Un attimo che mi è complicata la specie. Oddio, eccolo qua, questo verde brillante, sempre con l'applicatore dalla parte verdognola. Ne prendo un po' e vado all'interno. Mi spingo nella parte alta verso il verde scuro e sfumo i bordi in questo modo. Nella rima inferiore vado a mettere questa matita verde scuro, assomiglia un pochino all'ombretto che ho messo nella rima. Questa è dell'Ofitra Skin Color e si chiama Verde soft, la vado a mettere all'attaccatura delle ciglia, sporcando ben bene tutto. A questo punto piego le ciglia, come mascara metto il Maybelline Ciglia Finte Volume Express, vabbè è il mascara che sto usando in questo periodo finché non finisce questo passo al commento, faccio diverse passate, metto il mascara anche alle ciglia inferiori e uso questo piccolino della Monella Makeup ma per il semplice motivo che ha il micro scovolino. E quindi è più comodo per lavorare le ciglia inferiori. Vado a pettinare le sopracciglia e le sistemo con il set della Essence. Con la parte chiara vado a riempire e a sistemare un po' la mia forma, anche se com'è, a me piace, quindi cerco soltanto di riempire i vari buchetti. Al massimo allungo un pochino la punta perché mi piace più lunga, quindi arrivata alla fine, in modo impercettibile lo allungo. La parte scura faccio due trattini quassù che mi aiutano a all'alzare, mi aiutano a fare l'effetto lifting, poi riprendo un pochino del chiaro e continuo a ripassare in modo che viene tutto bello sfumato. E dopo ripettino per continuare a sfumare il tratto. Sulle labbra vado a mettere questa matita color carne della Oddio, come si chiama? Come ti chiami, you? Yves Rocher. La numerazione 5 Nude Beige. Contorno e coloro le labbra.
A questo punto vado a dare uno sheer, uno sbrillio verde, mettendo un po' di questo ombretto in crema della Kiko sulle labbra. Per amalgamare il tutto, vado con un gloss trasparente, questo della Kioti Spari, pieno di glitterini. Lo appoggio sul dito per evitare di sporcare l'applicatore e poi. Sul contorno vado a fuori dal contorno vado a mettere questa matita trasparente delle Ufficio Skin Color delineatore labbra LB05 trasparente. Ok, trucco finito. Spero che questa dimostrazione di trucco vi sia piaciuta, vi sia stata utile. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!